Va bene, raga, continuiamo l'avventura di God of War. Prima di andare avanti con le missioni principali, vorrei completare un po' tutta la parte riguardante le quest, diciamo, i favori, le quest secondarie. E praticamente è finita. Dobbiamo semplicemente, vabbè, a parte il tuo valore, questa qui magari la facciamo un pochino più avanti. Ritorno al deposito di Fatir. Abbiamo trovato una pergamena scritta dal figlio dello spirito accoltellato. Il figlio era pieno di rimorsi e ha finito per rimetterci la pelle. Lo spirito è ancora intrappolato in questo regno, forse dovremmo riferirglielo, magari troverà un po' di pace. Abbiamo anche questa, di tornare al deposito di Fatir. Questa qua me l'ero dimenticata, l'avevamo sbloccata al termine del video precedente. Potremmo fare anche questa cosa qua. Allora, vabbè, già adesso, vabbè, che sono vicine, potremmo, vabbè, iniziamo ad andare qua, che tanto qua so già che ci sarà uno squarcio del regno. Noi siamo livello 4, voglio vedere un attimo ora che abbiamo un qualcosa di decente, voglio vedere. Voglio vedere come sono messo un po' in fase di fight, se riesco a gestirmi i combattimenti ora un po' meglio oppure soffro come sempre. Eccoli. Bravissimo. Aia. Questi con lo scudo rompono i coglioni. Ma tanto anche. Facevano parte del suo equipaggio. Sembrano dei duri. Erano sotto la sua responsabilità. È una bella responsabilità. Ti fa paura? La responsabilità. Guardala. No, non credo. Cioè, prima sì, ma ora non mi fa più tanta paura. E perché? Beh, stare qui con te mi fa sentire più adulto. I braccieri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni. Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici, non l'avrebbe fatto. Non ho capito. Vediamo qua. Abbiamo già visto queste rune. Sono quelle che non riesco a leggere. Ah, non riesce a leggerle, giusto, giusto, giusto. Quindi qua ci dovremmo ritornare ancora per leggere le rune. Facciamo giusto un tentativo così. Visto che oggi sono molto tranquillo, voglio incazzarmi proprio il prima possibile. Ti seguo a ruota. Ecco, vedi? Fratello! Ecco che mi sto già incazzando, sono contentissimo. E vabbè. E vabbè. Però, raga, sapete che qua
se attivo la furia. Allora, non abbassiamo mai la guardia perché... Via. Taglia. Dai, che ce l'avevo fatta, porca puttana. Culo, sono morto. È per forza, dobbiamo fare... Dobbiamo fare l'infame perché... Ah, aspetta, 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 aspetta. Wow. Una sostanza informe, le proprietà dei talismani, ok? Ok, recuperiamo... Ok. Allora, possiamo andare a... andiamo a vedere il prossimo favore che comunque dovrebbe essere qui. Nel frattempo che facciamo questa missione andiamo un pochino all'esplorazione di tutto quello che... di tutto quello che c'è qua. Nel frattempo rimettiamo il talismano, quello... qual era? Il talismano del tradimento, no, era questo qua, che ci aveva tipo un bonus che non ho ancora capito bene, di difesa, vediamo. Allora, prossimo favore, si trova qui. Si trova su questa isoletta, noi abbiamo già... nelle partite precedenti sbloccato un po' tutti i tesori presenti nell'area, quindi in realtà si tratta solamente di... Ah, ecco. L'ho sentito anche io. Basta, finisce così. Chissà come ha fatto quel capitano a guidare tanti uomini. Gli erano fedeli e lo hanno seguito. E sono morti tutti. È stato un pessimo capo. Perché pensi questo? Ha portato tutti quegli uomini alla morte. Sì, ma hanno scelto loro di seguirlo. Anche i più bravi commettono errori. I migliori se ne assumono la responsabilità, ricordatelo. Ok, siamo nella parte iniziale. Allora, qui abbiamo fatto un po' tutto. Qui, se non ricordo male, c'era un qualcosa che non riuscivamo a distruggere. Eccolo qua, i rovi. Oggetto leggendario, pomo delle lame. Probabilità bassa di attivare un vantaggio fuoco che causa un'esplosione incendiaria, reca danni da fuoco a tutti i nemici. Ok. Sarebbe questo. Fortuna. Ci abbassa il runico di 3. Ma sì, dai. Proviamolo. Proviamolo. Nel frattempo ricambiamo l'abilità. Io farò così. Cioè, cambio l'abilità e quando devo curarmi... che sono in giro così a esplorare,
Cambio, switch l'abilità e mi tengo quella della cura passiva. E allora, saliamo su un attimo. Anche se qua mi sa che avevamo preso tutto. Sì, qua eravamo scesi. Ok. Allora, niente, io mi ero fermato perché c'era questa cassa qua bloccata. Ho detto, se vado avanti poi dimentico. Allora, questo qua non l'avevamo fatto. Quindi questa parte è tutta esplorabile. Noi avevamo fatto la parte che arrivavamo sotto dalla barca e avevamo visto che lì c'era qualcosa con cui è possibile interagire, molto probabilmente per aprire uno scrigno, qualcosa, non lo so. Andiamo a vedere. Iniziamo a distruggere. Iniziamo a distruggere un po' di rocce. Allora lì. Oh merda. Questa abilità però è devastante, sì, dagli una lezione. Questa abilità è veramente devastante. Allora, dovremmo saltare quell'anfora. E da qui. Ok, mi ha fatto saltare tutto. Così almeno. Più che altro che poi andiamo avanti e ci godiamo anche la fine dell'avventura con buona parte della mappa esplorata. Se no, poi dopo finisce che abbiamo un sacco di facoltativi da fare. Boh, non mi piace. Cioè, mi piacerebbe tenermi un po' il finale per il finale, ecco. Poi ovviamente sicuramente resterà ancora qualcosina da fare in game. Però. Allora, qui abbiamo quello là. E c'è qualcosa che non ho raccolto. Credo, no. Boh, forse il riflesso dell'acqua. Qui abbiamo questo. Ma c'è anche un uccellino che svolazza. Allora, scendiamo giù. Io sento un uccellino che svolazza. Però noi adesso non sappiamo qual è il nostro simbolino da sbloccare. Quindi. Oh, avete visto? Che finalmente abbiamo scoperto come fare a passare. Questo qui era l'altro molo dove avevamo fatto le altre missioni che. Oh. Ahia. Ritorno dello spirito. Ah, le abbiamo fatte. Queste qua erano le Spero che il ultime. capitano sia soddisfatto adesso. Non credo. Lui avrebbe voluto dare loro il riposo eterno. Ma non era in grado. Non importa.
e la nostra vittoria gli ricorderà la sua sconfitta. E allora, perché l'abbiamo fatto? Questa qua era la parte che io non riuscivo a raggiungere. Ecco che qua vedevo lo scrigno. Qua vedevo lo scrigno, non riuscivo ad arrivarci. E dicevo, come cavolo, ho perso un botto di tempo per cercare di distruggere quelle anfore che vedevo, intravedevo qua dietro, non riuscivo a distruggerne. Devo aspettare. La pazienza è la virtù dei forti. Sì. Allora, vabbè. Vediamo un attimo, ritorniamo sopra, perché da qui dovremmo poter distruggere il... Da qui... Allora, l'ancora è là dietro. Allora un attimo, vediamo se... Da qui... Ecco che da qua... Riusciamo a sbloccare. Quello che... Ah, eccolo lì, lì vediamo già tutto. Allora, un attimo, vediamo di... Se riusciamo a... No, dobbiamo scendere. Sbatti. Che sbatti! Allora... Abbiamo montagne verticali, sinistra. Facciamo montagne verticali destra e bandierina. Ok. Iniziamo con questo. No, la bandierina è dall'altra parte. Ok. Andiamo qua. Montagne verticali sinistra. Ok, ce le ha sbloccate, ottimo. Allora, avanziamo, andiamo a cercare l'ultimo. L'ultimo. Ora ci manca questo. Non è che c'è qualcosa appeso in alto? Ormai li conosco, le polle. Qua c'è da combattere. Allora, rimettiamo il talismano del... della difesa. Ah no, non posso perché non ho caricato l'abilità del... Vabbè, dai. Questi forse li avevo già fatti. Perché ero attraccato quel molo proprio qua. No, non è vero. Allora, qua finalmente siamo riusciti a completare tutto. Questa qua la vedevo in alto, dal basso. No, qua non avevo mai attraccato. O forse sì, però la cassa era talmente sott'acqua. Cioè, era sott'acqua e io ovviamente non la vedevo.
Forse qua ho fatto qualcosina, ma anche qua c'era una parete e non riuscivo a passare. Possiamo proseguire. Allora, vediamo un attimo. Questo è l'ultimo. E dovremmo aver. No? No, perché c'è una. Così, ma c'è una barrettina così. Ottimo. Che ci sarà qua dentro? Che ci sarà qua dentro? Spero tanti tesori e tante robe fighe. Nebbie di Helm, attacco runico pesante. Prolungato infligge danni da gelo a tutti i suoi nemici all'interno. Mentre io adesso cosa c'ho? Incudine. Che fa così. Più o meno uguale. Non cambia tanto. Questo però si ricarica in. Questo qua si ricarica in 94 secondi. Vediamo com'è l'animazione. Boh, cioè cosa cambia? Allora mi tengo questo, 50, 56 secondi. Attacco ad area prolungato, probabilmente resta un po' di più, mentre invece questo qua causa proprio un'esplosione. Probabilmente così, questo causa un'esplosione e termina. Ok. Niente, qua abbiamo terminato. Io direi possiamo ritornare a completare la missione. E poi magari, chissà, magari ci facciamo un po' di. Adesso vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Le isole comunque sono contento che l'abbiamo completato. Infatti, poi alla fine, come supponevo, che da quella barca lì si scende, si arriva qui. E da qui si poteva aprire qua dietro. A un certo punto avevo intuito un po'. Ok. Ritorniamo, ritorniamo a completare la nostra missione. Voluto aiutare quello spirito. Dovevi fare esperienza. Ho combattuto molte volte contro quei cosi. Qual è la vera ragione? Quest'uomo ispirava lealtà. Si era assunto la responsabilità dei suoi errori ed era deciso a porvi rimedio. Era una lezione utile per te. Certo. Si trova qui lui, eh? Era tipo qua, se non ricordo male. Era, eccolo I qua. miei. Giusto. Li abbiamo uccisi. Ha dato il riposo eterno. Capisco. Anche nella morte sono un inetto. Ma in vita tu eri rispettato, eri determinato e ispiravi lealtà. Queste sono ottime qualità. Vero, ragazzo? Sì, è incredibile quanti uomini ti hanno seguito. Grazie per la vostra cortesia. Che il vostro viaggio possa concludersi meglio del mio. Beh, avevi ragione. Non sembrava molto contento. Forse non si riesce mai a superare la perdita delle persone care. Ok, allora dovremmo andare avanti con le quest principali. Allora, andiamo giusto. Vediamo quanti favori ci sono. Ah no, raga, dovevamo tornare qui. Dovevamo tornare al deposito. Dovevamo ritornare al deposito per completare la storiaccia qui dei. Questo qua che avevamo visto prima. Allora, vediamo un attimo. Oppala là. Questo qua. Diario. Racconta lo spirito del deposito come è morto il figlio. Per completare la quest. Qua lo scenario, quando siamo passati la prima volta, vi ricordate quanto era. Cioè, era una piccola cavernina strettissima.
Adesso l'acqua si è abbassata e ha dato vita a un canyon enorme. Possiamo attraccare qui. Poi a questo punto direi che magari in questo video facciamo ancora qualche altro recupero di risorse. Ah, lì è il serpentone. Se solo ci fosse mamma. Qualche altro recupero di risorse, poi adesso vediamo quanto dura qua. Adesso qua l'ho attivato. Abbiamo il nostro fabbro. Ah, quest'area abbiamo raccolto tutto, possiamo anche andare un po' più veloce. Mi aspetto un po'. Mi aspetto una boss fight. Ah, mo sono di livello 6 però. Sono cambiate le cose. Finita. Qui c'era anche un tesoro che avevano nascosto, guardate qua. Avevamo trovato la mappa del tesoro. La mappa è stata utile. Oggetto leggendario, il ghiaccio impossibile da sciogliere. Ok. Forse non mi ricordo dove avevo trovato la mappa del tesoro. Incantesimo. Va bene. E un sacco di monetine. Allora dobbiamo ritornare dove c'era il vecchio fantasma. Sono rimaste ancora le cure da quando sono passato. Incredibile. Di solito magari stai cambiando area, il gioco le cancella. Che ci fate? Abbiamo trovato tuo figlio. Anche lui è stato tradito. E sul suo diario abbiamo letto che si era pentito di averti ucciso. Bella consolazione. Come se n'è andato? Combattendo? C'erano 4 corpi vicino al suo, decapitati. Vandrid teneva sempre la sua spada pulita e affilata. L'ha imparato da me. Mi ha accoltellato alle spalle, ma sapere che nel Valhalla mi rasserena. Grazie. Abbiamo fatto bene. Incantesimo. Meno male che siamo tornati. Quella bonus non meritava la pace che gli hai dato. Può darsi. Eppure mi piace aiutare la gente. Perfino i morti. Sei identico a tua madre. Va bene, raga, e questa qua è terminata. Che l'acqua si è ulteriormente abbassata, io concluderei questa partita con, eccoci qua, col vedere che si trova da questa parte.
Qua ci eravamo già passati, avete visto, alcune cose non potevamo raccoglierle Vediamo se io lascio sale la catena. Ok. Allora, facciamo così. Qua ci sono piccoli. Piccoli enigmi. Per aver sbloccato questo, a cosa è servito? A nulla. Qui, allora, però qui noi, aspetta che, ah, aspetta, 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 aspetta. Forse questo te ne bloccava la grata. Proviamo a vedere ora. No. Niente, questo qua sale. Allora, qua ovviamente il nostro obiettivo è arrivare qua dentro. Allora, facciamoci un giro, vediamo un attimo. Esploriamo un po' altre piante rampicanti di cui non possiamo passare. Si è aperta una mappa enorme, eh? Si è aperta una mappa enorme. Non aspettavo una. E qua è tutto bloccato. Allora, di qui possiamo salire. E di qua possiamo salire. Questo lo sblocchiamo. Allora, siamo arrivati da qua. Allora, continuiamo a proseguire finché possiamo. Poi, secondo me, lì troveremo, una volta che sbloccheremo tutto, riusciremo a capire come muoverci. Perché qua, questo lo possiamo sbloccare. E qua intanto possiamo poi eventualmente aprire la grata. Qui dobbiamo trasportare tutto il potere del vento come abbiamo fatto con le catene. Però secondo me sono robe che bisogna ragionarci una volta che abbiamo. Questo qua lo vedevamo! Questo qua era emerso. Quelli sugli scrigni che avevamo già raccolto. E io da qua cercavo, mi ingegnavo per capire come. Guardate che qua c'è un altro. C'è un altro. Come arrivarci? Mi ingegnavo, impazzivo. Di tutto e di più. No, perché il mio timore principale, che poi era quello, che la mia paura era che poi si abbassa le acque, magari non riesco più a prendere quegli scrigni. Allora, ovviamente, secondo una logica intelligente, no, nel senso che. È giusto così, no? Che tu puoi comunque ritornare, non è che perdi aree se vai avanti, non le fai subito le quest. Quindi è un'ottima logica quella che hanno utilizzato, però sapete che il mondo è vario, non si sa mai. Quindi cercavo di. Vabbè, comunque. Tutto si è risolto nel migliore dei modi. Qui abbiamo sbloccato. Boh. Qui vediamo un attimo. Qui dobbiamo sbloccare. E qui ritorniamo a questo punto qua.
qua. Allora, o con l'ascia c'è un modo per bloccare. Perché io posso usare l'ascia, ma non posso utilizzare le catene. Che, vabbè, se no sarebbe troppo facile. Lo porteremmo direttamente. Lo portere. A meno che. A meno che. Blocco la. La grata. Vediamo. Niente, ritorniamo sopra. E queste? Attento! No, c'è così, no? Taglio flecce! Dietro di te, attento! Merda. Usiamo il talismano, che... Da dietro! Madonna, ma... Congelalo! No, non si congela. Sono pronto! Questo l'ho sprecato malamente. Attenzione! Ma raga, ma cavacca. Proviamo con le catene. Magari. Resta concentrato. Niente, lui scappa. Padre si è ferito gravemente. Andiamo, alzati in piedi. Questo qua l'ho sempre odiato. L'ho sempre odiato. Qualsiasi livello di difficoltà. È fattibile perché è fattibile. Però è odioso questo. C'ha un modo di combattere che butta giù quelle bombette. Poi salta, poi schiva. È veramente il fastidio dei fastidi. Dai, pronto. Allora, andiamo subito con questo. Continua. Di livello 4, non è che... solo che lui saltella. Lui saltella. Lui saltella. Dietro di te. Arrivo.
No, ma anche quando... Ma anche quando lo congeli. Muori. Formate un duo impressionante. Ok, ora ragioniamo un attimo sul su come muoverci. Questa è un'area che prima non potevo mai raggiungere, quindi facciamoci un giro. Qui arriviamo al nostro potere del vento. Ma qui è tutto chiuso, quindi qui è completamente inutile, quindi andiamo con le catene, estrapoliamo il potere del vento e lo piazziamo qua momentaneamente. Saliamo su di qua, vediamo che c'è da questa parte. Cambiamo, come sempre mettiamo il talismano della cura. Non ci carichiamo ogni tanto, così siamo tranquilli, che un po' di salute la recuperiamo. E qui io credo di aver fatto praticamente tutto. Allora, da qua no. Allora, dobbiamo raggiungere quel punto lì. Questo? Simbolo della possanza. Simbolo della possanza. Allora, vediamo di qua. Di qua dovremmo riuscire a ritornare lì. Ah, qui ci abbiamo qua ci abbiamo lo scrigno da aprire, eh? Attenzione. Allora, da qui vediamo un attimo, saliamo per sicurezza, ma qua non dovrebbe. Ah no, qua serve. Qua serve anche da qua. Allora, con calma. Allora, recuperiamo questo. Ce lo prendiamo. Ah, troppo lontano. Un attimo. Ah, scendiamo un attimo con calma. Scendiamo qui. Teniamo prima, cerchiamo di tenere a mente e allora abbiamo una Z, una bandierina e una R. Ok, Z bandierina R. Continuiamo a ripeterlo all'infinito. Z bandierina R. Z bandierina R. Via. Questo lo prendiamo. Portiamolo su. A questo punto saltiamo. E lo incastoniamo qua. Z bandierina R. Via. Veloce. Scendiamo. Incastoniamo.
Z. Ah, mancato. Smirato. Ho smirato un bersaglio immobile, incredibile. Z. Ora qua però devi essere veloce, perché la prima cosa che devo fare era portarlo qui. Perché mo qua lì è scomodo. È scomodo dover sollevare tutto quanto. Allora, vediamo un attimo. Magari riusciamo a fare qualcosa passando per di qua, che forse è un po' più immediato. Allora, vediamo, eh. Aspettiamo che arriva la Z. Z. Estrapoliamo. Bandierina. Dovremmo averla aperta. Ah, devo proprio toglierla. Ok. Idromele. E questa è fatta. Ora dobbiamo pensare a come aprire lo scrigno che c'è laggiù. Scende, salta, posiziona. Dobbiamo scendere laggiù. Allora, non so sinceramente. Dovremmo capire un attimo. Allora, lì c'è un punto. Lì c'è un punto. Forse ce la facciamo. Scendi. No, scendi proprio. Non scende. Non scende. Allora, vediamo. Allora, scendiamo direttamente. E lo posizioniamo qua. Lo posizioniamo qua. Attiviamo, posizioniamo, e anche quest'area io credo che sia completata. Ora tutto questo sbattimento qua ci darà qualcosa di bello, no? Manici della fiamma maledetta, pomo delle lame. Manici, no, manici, scusate. Probabilità bassa di attivare un vantaggio che piazza una bomba incendiaria ritardata di 3 secondi. Ogni colpo delle lame messe a segno. Vabbè, mi sembra. Va bene, raga, io direi che anche qua abbiamo fatto un bel lavorone. Quest'area, anche quest'area qui è stata completata. A questo punto ci vediamo nel prossimo video. Qui nelle miniere ho visto che non abbiamo preso completamente tutto. Ah no, qua no, qua abbiamo preso completamente tutto. Qua abbiamo preso tutto. Ah, sulle sponde dei 9, ok. No, qui abbiamo fatto praticamente tutto. Qui dovremmo aver preso, credo, praticamente tutto. Adesso farò una controllatina per sicurezza. Io vi invito a supportare il canale con un mi piace in iscrizione. Ci vediamo al prossimo video e bella, ciao!